È un piacere accoglierti qui a Gerusalemme, Matteo. Sono felice di aver avuto l'opportunità di riceverti insieme alla tua delegazione. Sei venuto a Gerusalemme e la connessione tra Roma e Gerusalemme risale a 2000 anni fa. Audio circuit for the Reuters live service. Today, our two countries, Italy and Israel, share a special relationship. Though we have roots in antiquity, abbiamo radici in comune. Siamo due democrazie vibranti. Domani alla Knesset avremo La nostra amicizia è forte e possiamo renderla più forte cooperando su temi comuni, sulla tecnologia, sulla sicurezza informatica e in molti altri campi. La nostra amicizia viene espressa in incontri regolari. Abbiamo anche creato uno stand all'Expo di Milano che spero di poter visitare. L'Italia si è sempre opposta all'antisemitismo e l'Italia ha sempre espresso il suo desiderio di proteggere la sicurezza di Israele. Credo che ci siano la nostra relazione sia una relazione in cui credo personalmente che può raggiungere livelli più alti di quella che il livello stravolge. Stamattina ho incontrato il segretario della difesa USA e ho detto che l'accordo con l'Iran è una minaccia per l'Europa, per il Medio Oriente e per Israele. At the threshold of an entire nuclear arsenal within a decade, because at that time, the deal permits Iran to build as many centrifuges as it wants, perché questo accordo permetterà l'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran, e quindi in una decina d'anni l'Iran può ottenere decine di armi nucleari in pochissimo tempo, quasi immediatamente iniziando da quest'anno. L'accordo fornirà milioni di dollari per la Guardia Rivoluzionaria, per Hezbollah, per Hamas e per la Jihad Islamica e per i terroristi vicini all'Iran, soldi per la milizia sciita in Iraq e per le milizie in Iraq. Questo accordo è un errore storico. Questo è un cattivo accordo. E oggi ci è stato detto che tutto il mondo sostiene questo accordo, e questo non è vero. Israele e molti stati arabi sono contrari a questo accordo. A volte tutto il mondo intero può aver torto. Lo vediamo con la Corea del Nord. Ci è stato detto dalla comunità internazionale che l'accordo con la Corea del Nord avrebbe evitato l'acquisizione da parte del paese di un'arma nucleare, ma sappiamo
quanto era vero. Signor Primo Ministro, l'Europa ed Israele sono minacciate dalle stesse forze. Italia ed Israele cooperano in molti modi per affrontare queste sfide. Vogliamo tutti la sicurezza, prosperità e pace nel Mediterraneo ed oltre. Vogliamo entrambi una pace con i nostri vicini palestinesi. Lavoriamo insieme per raggiungere questi obiettivi. L'Italia è il nostro alleato, il nostro partner, e l'Italia è il nostro amico. Una volta ancora, amico mio, è un piacere accoglierti qui a Gerusalemme. Mr. Prime Minister, dear Signor Primo Ministro, Bibi, shalom. Thank you so much for your grazie mille per il suo caldo benvenuto in Israele. Per me è un grande onore, è veramente un grande onore. E questa è la prima volta in Israele come Primo Ministro. L'aspetto a Milano in agosto ad agosto per l'Expo. Also in Florence for the future. E anche I discussed with in Florence per il futuro, ma I've been looking dopo. Forward to this visit for a long time for me. Ho aspettato like questa visita per tanto tempo. Man, and also for European man. L'ho aspettato come italiano e come europeo. Means in coming Israele. Back home. Venire in Israele significa per noi tornare a casa. Questo è dove le radici della nostra cultura, i semi del nostro paese si trovano. Quindi penso che sia un grande onore essere in grado di riaffermare la nostra amicizia e il nostro impegno per la prosperità e la pace. I visited Tel Aviv University. Ho visitato l'Università di Tel Aviv. È stato un momento molto importante perché I see a lot of young men and young women of Israel, innovators, dynamic, brilliant, innovatori, brillanti, dinamici. The people who are striving for persone more fast che and stanno great lavorando things. Per and I truly accelerare il mondo. I don't know if correct expression chutzpah. Ed ho apprezzato molto Hutzpa, non so se si dice così, perché a lot of times in the car. Molto with ambassador. It's but like it's ma ravioli with spice. But sono come i ravioli con le spezie. Young, we need sì, no, this, è qualcosa this approach, di cui abbiamo bisogno, this, abbiamo bisogno di questo approccio, di questa attitudine. Abbiamo bisogno di una visione dinamica del futuro. Siamo orgogliosi del nostro passato, ma crediamo nel nostro futuro. Questo è molto importante per i paesi ricchi di storia, come Israele, ma anche come l'Italia. Quindi ho visto all'università, ma ho visitato anche Yad Vashem quando sono arrivato a Gerusalemme. Let me be very frank and voglio essere molto franco. This place questo posto is for every man è un'eredità per ogni uomo e donna del mondo. Quando ero sindaco di Firenze, ho avuto la grande possibilità, insieme ai sopravvissuti della Shoah, ho visitato Auschwitz con dei giovani studenti per portare un messaggio di memoria. But the ceremony Yad Vashem it was for me a very lo Yad Vashem moment, è stato per me un momento molto importante, credo che siamo assolutamente the fight against antisemitism coinvolti nella lotta antisemitism is really a contro l'antisemitismo perché è una minaccia per la pace ed è una chiave per il terrorismo. Siamo con voi, con il vostro governo, con il vostro popolo, mio caro amico, nella stessa lotta contro questi rischi. Ovviamente dobbiamo scegliere, perché è la scelta tra innovazione, creazione e vita da una parte e esclusione e morte dall'altra parte. Siamo fermamente con la prima parte. Siamo dalla parte dei giovani ricercatori e per le persone che combattono per un ideale di democrazia e di prosperità. Credo che sia assolutamente importante. In questo momento ci sono molte sfide.
I think we have also different positions. Abbiamo anche una differenti posizioni sull'accordo sull'Iran con gli Stati Uniti d'America. Abbiamo, sosteniamo questo compromesso, ma pensiamo che sia possibile un compromesso per il futuro dell'Iran, ma sia impossibile un compromesso per la sicurezza di Israele. Questo per noi è il primo passo, però controlleremo e staremo con la comunità internazionale perché non c'è non è il diritto di Israele ad esistere, ma il dovere di Israele di esistere. Penso ai miei figli ed è importante affermare il dovere di questo Stato di mantenere la sua sovranità, di mantenere la sua pace e il suo ruolo importante, perché nella mia città is David by Michelangelo. C'è il Davide di Michelangelo. Davide contro Golia. Davide è il simbolo della libertà. È il simbolo di una dura lotta. Davide è stato un simbolo masterpieces in Italy, obviously, because un'opera d'arte italiana perché è stato creato dal genio di Michelangelo. In questo momento tutti siamo Davide contro nemici barbari che usano la religione per portare terrorismo, miseria e morte. E credo che la sicurezza di Israele sia la sicurezza dell'Europa. La vostra sicurezza, mio caro Primo Ministro, è la mia sicurezza. Abbiamo un destino comune. For Israel, Italy, Europe, United States, everyone. È un destino comune, quello dell'Europa, dell'Italia, di Israele, degli Stati Uniti. It's absolutely important è assolutamente importante in questa visita dare ringraziarvi per l'onore che mi avete concesso di parlare alla Knesset, un luogo di democrazia, ma anche di avere la possibilità di verificare le relazioni bilaterali tra Israele e Italia. Dobbiamo investire con maggiore determinazione nelle start-up, nelle nazioni start-up. Dobbiamo diventare una nazione smart, una nazione in grado di usare la nostra grande storia per dare una possibilità alle nuove generazioni, ma possiamo anche verificare l'eccellente situazione di relazioni bilaterali tra i nostri due paesi, se possiamo investire about universities. Yesterday, sulle università. Ieri i nostri ministri hanno firmato un accordo all'Università di Tel Aviv e credo sia importante sottolineare ai giornalisti italiani che questa parte dell'economia israeliana, una delle più grandi economie nelle start-up e nella tecnologia, non è solo Israel, a place of democracy and Israele non è solo un posto di un luogo di democrazia e un giocatore, un attore importante in quest'area. E per noi è importante perché siamo insieme nelle stesse iniziative in Libia, in Siria e in queste regioni difficili. Ma credo anche che sia importante sottolineare per i giornalisti italiani che questa grande esperienza della conoscenza del governo israeliano, delle istituzioni israeliane e delle accademie di ricerca israeliane. Giusto per concludere, signor Primo Ministro, grazie mille per la sua partecipazione all'Expo di Milano. Credo che possiamo dare un messaggio molto importante perché lo slogan, il motto dell'Expo è nutrire il pianeta, creare energie per il futuro e una nuova visione per il futuro. Credo che questo sia un momento particolarmente interessante perché abbiamo molti problemi ma abbiamo anche molte opportunità davanti a noi e con la nostra amicizia, con la nostra partnership sono assolutamente convinto che possiamo lavorare insieme e continuare a lavorare insieme in questa esperienza di successo che è l'esperienza tra Israele e Italia. Grazie mille per la sua accoglienza. Grazie.